In questa lezione definiamo una nuova operazione tra vettori, chiamata prodotto scalare. Questa operazione associa ad una coppia di vettori A e B un numero. Cioè, in generale, considerando che questo tipo di operazioni sono spesso usate in fisica, una grandezza scalare. Da qui il nome di questo tipo di prodotto. La simbologia utilizzata è la seguente: A scalare B. Si utilizza il puntino tra due vettori per indicare questo tipo di prodotto. Il risultato, abbiamo detto, è un numero. Indichiamolo con la x. Ovviamente dobbiamo in qualche modo definire le regole che permettono, conoscendo le caratteristiche dei vettori A e B, di trovare il valore di questo numero. Le caratteristiche dei vettori A e B sono essenzialmente le direzioni di A e di B, i versi e le intensità espresse dalle lunghezze dei segmenti orientati che rappresentano questi due vettori. La definizione di questo prodotto viene data in forma geometrica. Per eseguire il prodotto scalare, per vedere un po' com'è la costruzione geometrica che permette di assegnare ad x un valore numerico ben determinato, è utile, come in altri casi, posizionare i due vettori in modo che abbiano la stessa coda. Quindi dobbiamo tracciare o una copia del vettore A in modo tale che la sua coda coincida con quella del vettore B o viceversa, spostare il vettore B in modo tale che la sua coda coincida con quella del vettore A. Proviamo a spostare il vettore A. Le altre due parti è più facile rifarle. A questo punto notiamo che le direzioni dei due vettori formano in generale un angolo che indichiamo con una lettera greca. Usiamo la lettera alfa. Ora proiettiamo il segmento orientato che rappresenta il vettore A sulla direzione del vettore B. Cosa vuol dire proiettiamo? Vuol dire che dobbiamo abbassare la perpendicolare che parte dal secondo estremo del vettore A sulla direzione di B. Quindi tracciamo questa linea in modo tale che l'angolo che si viene a formare con il vettore B sia retto, 90 gradi. A questo punto andiamo a vedere quanto vale la lunghezza di questa proiezione. Il vettore A in questo modo è proiettato sul vettore B. Evidenziamo questo segmento, quello che ha per estremi il punto di applicazione dei due vettori è il punto che costituisce il piede della perpendicolare abbassato dal secondo estremo del vettore A sulla direzione di B. La lunghezza di questo segmento la indichiamo con A perpendicolare, questo simbolo indica la perpendicolarità. Si tratta di un segmento che ha una lunghezza in generale inferiore a quella del vettore A. Questo perché notiamo che il vettore A, il segmento A perpendicolare e il segmento tratteggiato in rosso formano un triangolo rettangolo di cui il vettore A costituisce l'ipotenusa. Quindi in generale il vettore A ha lunghezza maggiore della sua proiezione. È valida anche l'uguaglianza. L'uguaglianza si ha quando il vettore A ha esattamente la stessa direzione del vettore B. In questo caso non c'è nulla da proiettare, il vettore A è già giacente sulla direzione di B. E si ha l'uguaglianza tra la lunghezza del vettore A e la lunghezza della sua proiezione. A questo punto, per definizione, chiameremo prodotto scalare tra i due vettori, cioè il numero x che stiamo cercando di tirar fuori, il prodotto del modulo del vettore A, però proiettato sulla direzione di B, e il modulo del vettore B. Quindi si tratta di due numeri, il prodotto di due numeri è l'intensità, la lunghezza o il modulo del vettore B per l'intensità, la lunghezza della proiezione del vettore A su B. Possiamo notare che in effetti avremmo potuto
fare l'operazione anche in modo inverso, cioè avremmo potuto anche proiettare il vettore B sulla direzione del vettore A. Prolunghiamo il vettore A e tracciamo a partire dall'estremità del vettore B una linea, un segmento perpendicolare alla direzione del vettore A, quindi anche questo è un angolo retto. Possiamo subito notare che viene a formarsi un nuovo triangolo rettangolo. In questo triangolo rettangolo il vettore B costituisce l'ipotenusa, sono cateti invece gli altri due segmenti, la proiezione del vettore B su A, la cui lunghezza indichiamo con B perpendicolare, lo stesso simbolo utilizzato prima per la proiezione del vettore A, e poi c'è il segmento tratteggiato in rosso. Quindi in questo caso si ha B maggiore o uguale B perpendicolare. In effetti è analogo definire il prodotto scalare anche in questo modo, come prodotto del modulo di A per la proiezione del vettore B. A prima vista queste due definizioni sembrano diverse. È possibile dimostrare che il risultato di questi due prodotti, modulo del vettore B per la proiezione di A e modulo del vettore A per la proiezione di B, portano in realtà allo stesso numero, il numero X che stiamo chiamando prodotto scalare. Per renderci conto di questa uguaglianza, teniamo conto adesso dell'angolo alfa, l'angolo formato dalle direzioni dei due vettori. Con un minimo di conoscenza di trigonometria è abbastanza facile rendersi conto che esiste una relazione tra i cateti dei due triangoli rettangoli che abbiamo tracciato e le rispettive ipotenuse. Normalmente è noto che in un triangolo rettangolo qualsiasi, se x, y e z sono le lunghezze dei due cateti e dell'ipotenusa rispettivamente, x e y sono i due cateti e z è l'ipotenusa, e se alfa è uno dei due angoli acuti presenti nel triangolo rettangolo, è noto che il cateto opposto all'angolo alfa è calcolabile come prodotto dell'ipotenusa per il seno dell'angolo, mentre il cateto adiacente all'angolo alfa, quindi y, si può calcolare come prodotto dell'ipotenusa per il coseno dell'angolo alfa. Ora, nello schema che abbiamo fatto prima, possiamo applicare questa proprietà e mettere in relazione così l'angolo alfa, le proiezioni e le ipotenuse. Le ipotenuse, abbiamo detto, sono nei due casi la lunghezza del vettore A e la lunghezza del vettore B, mentre i cateti che cerchiamo sono le proiezioni del vettore A e del vettore B rispettivamente. In entrambi i casi l'angolo coinvolto è l'angolo alfa formato dai due vettori. Infatti, nel primo triangolo rettangolo, la proiezione A perpendicolare rappresenta il cateto adiacente all'angolo alfa. Nel secondo triangolo rettangolo, qui più grande, la proiezione B perpendicolare rappresenta ancora una volta il cateto adiacente all'angolo alfa. Sulla base di questa situazione è possibile calcolare la lunghezza della proiezione A perpendicolare come prodotto dell'ipotenusa del primo triangolo rettangolo, quello piccolo, e l'ipotenusa è pari alla lunghezza di A, per il coseno dell'angolo alfa. In modo assolutamente analogo, il cateto B perpendicolare del secondo triangolo rettangolo si può calcolare come prodotto dell'ipotenusa, che in questo caso è B, sempre per il coseno dello stesso angolo alfa. Ora, queste espressioni della proiezione di A e della proiezione di B possono essere sostituite nelle due definizioni di prodotto scalare. Qui va la proiezione di A e qui va la proiezione di B. Con questa sostituzione si ottengono i seguenti risultati. Nel primo caso otteniamo A perpendicolare per B uguale ad A
per il coseno di alfa per b. A coseno di alfa rappresenta A perpendicolare. Invece il prodotto di A per b perpendicolare è uguale ad A per b per il coseno di alfa. Anche qui il prodotto b coseno di alfa rappresenta la proiezione b perpendicolare. Sfruttando la proprietà commutativa del prodotto tra numeri, perché questi sono tutti numeri, abbiamo AB coseno di alfa nel primo caso e AB coseno di alfa nel secondo caso. Ne segue che le due definizioni che abbiamo dato di prodotto scalare portano allo stesso risultato, cioè al prodotto dei moduli dei due vettori per il coseno dell'angolo compreso tra i vettori stessi. Oltre ad avere così dimostrato che le due definizioni di prodotto scalare sono identiche dal punto di vista del risultato, abbiamo anche trovato un modo per calcolare il prodotto scalare conoscendo l'angolo formato dai due vettori. Quindi, conoscendo le lunghezze dei due vettori e l'angolo da essi formato, si ottiene il valore del prodotto scalare. A per b uguale ad AB coseno di alfa. Questo risultato permette di dimostrare anche una proprietà del prodotto scalare, abbastanza nota, ben nota per i numeri, ma non altrettanto ovvia per quanto riguarda il prodotto tra vettori. Il prodotto scalare gode della proprietà commutativa. In cosa consiste? La proprietà commutativa del prodotto fra numeri è abbastanza nota. Essa recita in questo modo: scambiando l'ordine dei fattori in un prodotto, il risultato del prodotto non cambia. Bene, per il prodotto scalare vale la stessa proprietà. Infatti, se eseguissimo il prodotto dei due vettori nell'ordine inverso, cioè b scalare a, dovremmo scrivere b per a per il coseno dell'angolo compreso. Ma poiché la proprietà commutativa vale per il prodotto tra numeri e ab e ba sono prodotti tra numeri, questo prodotto si traduce in A per B per coseno di alfa, che coincide esattamente con il risultato ottenuto eseguendo il prodotto scalare tra i vettori nell'ordine iniziale. Per cui la proprietà commutativa vale anche per il prodotto scalare. È importante sottolineare questo aspetto perché esiste un altro tipo di prodotto tra vettori, che vedremo nella prossima lezione, il prodotto vettoriale, che invece non gode di questa proprietà. Adesso esaminiamo alcuni esempi. Supponiamo che due vettori formino un angolo nullo, espresso in gradi o espresso in radianti. Supponiamo che formino un angolo nullo. Angolo nullo vuol dire che i due vettori hanno la stessa direzione. Quindi vettore A e vettore B. A questo punto, in base alla definizione che abbiamo dato, il prodotto scalare risulta essere dato da A scalare B uguale modulo di A per modulo di B. Ricordiamoci che il modulo può essere scritto sia in questo modo che in questo, cioè sia utilizzando il solo simbolo della grandezza senza la freccia di sopra, sia mettendo la freccia ma utilizzando le barre verticali che indicano il calcolo del modulo, e poi il tutto va moltiplicato per il coseno dell'angolo alfa. Vediamolo sia dal punto di vista della trigonometria sia dal punto di vista della definizione geometrica. Per chi non conosce la trigonometria può limitarsi a esaminare soltanto la definizione geometrica. Dal punto di vista della trigonometria noi sappiamo che il coseno di un angolo nullo è pari a 1, per cui il risultato di questo prodotto, se poniamo il coseno uguale a 1, è semplicemente il prodotto del modulo del vettore A per il modulo del vettore B. Ad esempio, se il vettore A ha modulo 5 e il vettore B ha modulo 7, il prodotto scalare di A per B è pari a 5 per 7, uguale 35. Vediamo questa situazione da un punto di vista geometrico.
Abbiamo detto che per eseguire il prodotto scalare geometricamente occorre proiettare uno dei due vettori, per esempio il vettore A, sulla direzione dell'altro vettore, ad esempio la direzione del vettore B. Ma poiché in questo caso il vettore A ha la stessa direzione di B, non è necessario proiettarlo, è già proiettato di suo. Quindi questo è uno di quei casi in cui la proiezione del vettore A ha la stessa lunghezza del vettore A. E quindi quando diamo la definizione di prodotto scalare in forma geometrica, A scalare B uguale A perpendicolare per B, questo diventa il prodotto di A per B, cioè esattamente lo stesso risultato che abbiamo ottenuto noi su base trigonometrica, su base della funzione coseno. Esaminiamo un altro esempio. Supponiamo adesso che i due vettori formino un angolo di 180 gradi, cioè un angolo piatto, o anche pi greco radianti per chi conosce l'unità di misura radianti. In questo caso i due vettori, formando un angolo piatto, sono converso opposto. Quindi se questo è il vettore A, il vettore B sarà così rappresentato. Evidenziamo il punto di applicazione comune dei due vettori. Questo caso non è necessario fare la proiezione del vettore A sulla direzione di B. Il vettore A è già sulla direzione di B. L'unico accorgimento che dovremmo adottare è il seguente. Poiché il vettore A ha verso opposto rispetto al vettore B, e quindi anche la sua proiezione sta su converso opposto rispetto, sta dalla parte opposta sulla retta di B, ma dalla parte opposta rispetto al vettore B, convenzionalmente al prodotto scalare viene assegnato un valore negativo. Quindi il prodotto di A scalare B diventa il prodotto dei moduli A per B, ma con un segno meno davanti. Se questo risultato sembra artificioso, vediamo cosa succede da un punto di vista della trigonometria. Abbiamo già detto che il prodotto scalare A per B può essere calcolato come prodotto dei moduli per il coseno dell'angolo compreso, ma questo è il coseno di un angolo piatto. Chi conosce la trigonometria sa che il coseno dell'angolo piatto vale meno 1, e questo meno 1 dà giustificazione al segno meno che abbiamo messo prima. Questo prodotto dà infatti come risultato il prodotto dei moduli con un segno meno davanti. Quindi se come prima A ha modulo 5 e B ha modulo 7, il prodotto scalare A per B diventa pari a meno 5 per 7 uguale meno 35. Esaminiamo un terzo esempio, anche questo importante. Supponiamo adesso che i due vettori abbiano angolo retto. Quindi se questo è il vettore A, e questo è il vettore B, l'angolo da essi formato è un angolo retto. Quindi alfa è pari a 90 gradi o pi greco mezzi se è espresso in radianti. A questo punto osserviamo subito una cosa. Da un punto di vista geometrico, se volessimo proiettare il vettore A sulla direzione di B, beh, otterremmo un segmento di lunghezza nulla. Perché? Quando dobbiamo fare la proiezione del vettore A su B, dobbiamo partire dall'estremità del vettore A, tracciare la perpendicolare a B, e in questo caso la perpendicolare coincide proprio con il vettore A. Quindi il segmento la cui lunghezza abbiamo indicato con A perpendicolare ha in questo caso i due estremi coincidenti. Gli estremi di questo segmento infatti coincidono con il punto di applicazione dei due vettori e il piede della perpendicolare abbassato dall'estremità di A sulla direzione di B. Questi due punti coincidono, quindi di fatto in questo caso la proiezione di A su B ha lunghezza nulla. Allora, quando abbiamo da calcolare il prodotto scalare tra A e B, in un caso del genere, ci ritroviamo con una proiezione di lunghezza nulla che moltiplica la lunghezza del secondo vettore.
e questo ci porta a un risultato nullo. Ora vediamo dal punto di vista della trigonometria. Eseguendo il prodotto scalare mediante la formula con il coseno, abbiamo A per B per il coseno dell'angolo alfa. È noto che il coseno di un angolo retto è nullo. Di conseguenza, anche dal punto di vista della trigonometria, qui otteniamo un valore 0. Questo particolare esempio e questo risultato sono assolutamente importanti per comprendere alcune delle differenze tra il prodotto scalare e il prodotto tra numeri. Lo abbiamo accennato anche nella scorsa lezione. Il prodotto tra due numeri, sappiamo, gode della proprietà, nota come legge di annullamento del prodotto. Cioè, il prodotto tra due numeri si annulla se e solo se almeno uno dei due fattori è nullo. In questo caso, questa legge non risulta valida. Perché? È vero che se uno dei due vettori dovesse avere lunghezza nulla, automaticamente, per come è definito il prodotto scalare, avremmo un risultato nullo. Ciò che non è vero, però, è che se per caso il prodotto tra i due vettori dovesse risultare nullo, allora, non necessariamente ci troveremmo di fronte a vettori di lunghezza nulla, cioè non è indispensabile affinché il prodotto scalare sia nullo che almeno uno dei due vettori sia di lunghezza nulla. Infatti, nell'esempio che abbiamo appena trattato, abbiamo a che fare con due vettori, entrambi di lunghezza diversa da zero, il cui prodotto scalare però ha dato risultato nullo, per il semplice fatto che l'angolo formato tra questi due vettori è retto. Quindi il prodotto scalare si può annullare anche quando i due vettori non sono nulli, a condizione che sia retto l'angolo da essi formato. Per completare, generalizziamo un attimo i risultati ottenuti nel prodotto scalare in alcuni casi in cui l'angolo non è necessariamente 0, 90 gradi o 180 gradi, ma più genericamente è acuto o ottuso. Supponiamo per il momento che l'angolo tra i due vettori sia acuto. Allora abbiamo il vettore A, come abbiamo detto prima, e il vettore B. Consideriamo l'angolo alfa formato da questi due vettori. Il prodotto scalare A per B è pari al prodotto di A per B per il coseno dell'angolo alfa. Ora, il coseno di un angolo acuto notoriamente è positivo. Quindi se alfa è minore di 90 gradi, o pi greco mezzi espresso in radianti, allora automaticamente il coseno di alfa risulta essere maggiore di 0. Questo significa che quando il prodotto scalare viene calcolato tra due vettori che formano un angolo acuto, il risultato di questo prodotto scalare è un numero positivo. Adesso esaminiamo il caso in cui i due vettori formino un angolo ottuso. L'angolo tra questi due vettori, alfa, adesso è maggiore di 90 gradi o pi greco mezzi. In questo caso è noto che il coseno dell'angolo risulta essere minore di 0. Allora, il prodotto scalare tra questi due vettori, dato dal modulo di A per il modulo di B per il coseno di alfa, automaticamente risulta essere minore di 0. Quindi, riassumendo, il prodotto scalare assume il suo valore massimo quando i vettori sono paralleli. Diventa nullo quando i vettori sono perpendicolari ed ha valore positivo quando i vettori formano un angolo acuto. Poi diventa negativo quando i vettori formano un angolo ottuso e il valore negativo più grande lo otteniamo quando l'angolo ottuso diventa piatto. Ovviamente se superiamo l'angolo piatto, automaticamente ci ritroviamo anche con un altro angolo che è di nuovo ottuso, poi retto, poi acuto e così via. Quindi questi sono tutti i casi possibili che possiamo incontrare per quanto riguarda il prodotto scalare. È bene completare questa trattazione del prodotto scalare
illustrando un'altra importante proprietà in relazione anche ad un'altra operazione tra vettori, che è l'operazione di somma. La proprietà in questione è la proprietà distributiva rispetto alla somma. Questa Di che si tratta? Qualcosa di simile l'abbiamo già incontrata nella lezione sul prodotto tra un numero e un vettore. Supponiamo che siano dati tre vettori, A, B e C, e supponiamo che si voglia eseguire questa sequenza di operazioni. La somma tra il vettore B e il vettore C, e poi questa somma supponiamo debba essere moltiplicata per il vettore A come prodotto scalare. Bene, la proprietà distributiva mi dice che questa operazione produce lo stesso risultato di quest'altra sequenza di operazioni: il prodotto scalare del vettore A per il vettore B più il prodotto scalare del vettore A per il vettore C. Quindi, come nel prodotto tra numeri e vettori, il prodotto di un vettore per una somma può essere distribuito sui vari addendi della somma. In generale, infatti, la proprietà è valida anche se gli addendi della somma sono più di due. Se qui abbiamo ad esempio tanti vettori B1, B2, B3, Bn, quindi n vettori, n numero intero, sommati tra di loro, il risultato di questa operazione è A per vettore B1 più A per vettore B2 più A per vettore Bn. Non mi soffermo sulla dimostrazione di questa proprietà, per il livello di trattazione che si intende dare in questa lezione è sufficiente conoscere la proprietà stessa.